Ok, oggi domenica, giornata fredda, grigia e sta nevicando. Volevo fare, questo è un po' di rosmarino e di timo fresco. Volevo fare lo stufato di manzo, no? Ho preso, niente, taglio l'aglio, pezzettini così grossi, la cipolla, catareccia ovviamente. Io non sono un'esperta in cucina, però tutto quello che faccio viene bene. Se volete vedere esperti, questo non è il canale, questo è un canale lifestyle. Cosa sto combinando? Un po' di cipolla, queste carote. Come sapete, io non uso elettrodomestici. Ne ho uno, non so neanche dopo che fine ha fatto, forse l'ho anche buttato via perché era un po' rotto il macinino, poi se lo ricomprerò. Per di carote e un po' di cipolla, e è l'unica verdura che metterò, poi alla fine forse metterò dei funghi. Ho tagliato la carota, poi mi ci vuole un po' di bacon, vado un po' di bacon, potete usare pancetta o non metterlo proprio. Apriamo questo, ma ho di aprire queste confezioni, giuro. Però non dovete mettere il bacon se non volete. Cambiate coltello e usate il bacon. A me, io lo faccio a pezzi grossi, però potete farlo. Questo è il bacon, le carote, la cipolla, l'aglio, il rosmarino, eh? Poi ora tiro poi l'altro tagliere. E poi ho preso del manzo, chuck, questa carne non di ottima, questa carne che si usa per fare braising, per cuocere, no? Comunque questa era $6,63. Prendiamo la carne, ne ho altra, perché questo, okay, lo stufatino di manzo piace a tutti e non c'è mai abbastanza, quindi lo taglio a cubetti abbastanza grossi. Poi questo ci vuole come 18 d'olio di carne perché piace a tutti, no? E non taglio pezzi così. Poi prendiamo l'altra, ne ho preso altra, questa era 6,71. Questa non è carne di prima scelta perché non vuoi quella, vuoi quella carne che ci vuole un bel po' di tempo, che ha un po' di grasso, che ci vuole un po' di tempo a cuocere. E questo è perché questa carne è molto saporita, no? Vedi, c'ha tutte queste infractions. Infractions. Non è carne di prima qualità, però questa è la carne che si usa per fare, se scegliete vitello, cosa, questa carne che non ha grasso, che non è saporita nello stesso modo, però voi fate quello che più vi piace. Non sto qui a dirvi che carne comprare. Uffa, ok. Ricordatevi, questo non è un canale di cucina, questo è un canale di lifestyle. Questo lo lascio intero. Poi ho comprato anche un altro pezzo che ha l'osso. L'osso lo voglio, ok, fare il braising. Ho fatto questa carne, questo taglio che non so come si chiama, vediamo qui che dice. Shank, è un shank. Uso anche questa. Tagliamo questo. Ok, tanto la carne, impadino la carne, un pochettino di farina. Insomma, avete capito? L'osso, questo è l'osso, no? Che io farino un po' la carne, fare il video a cucina, perché non ho le attrezzature adatte, però non ci, noi ci adeguiamo, no? Si imparina tutto bene. Questo lo metterò, questo con il midollo dentro, saporisce da morire. Sto usando la pentola di ghisa, che smaltata, che ho preso da Lidl.
l'ho ben lavata, poi dopo che la lavi 2 o 3 volte con l'acqua e sapone, e poi l'ho riempita d'acqua, l'ho messa pronta a bollire, è tutto preparato, poi esce acqua. Ok, sai, queste pentole di ghiso smaltate, non possiamo accendere, devi metterci le cose dentro prima che accendi il fuoco, no? Quindi metto un po' d'olio. Ci metto il bacon, cuociamo un po' di bacon. Accendo fuoco. Metto a fuoco medio, non c'è bisogno di mettere il fuoco molto alto. Quindi il bacon non è di ottima qualità, però l'ho fatto apposta, è solo per saporire. E lo sai da pezzi grossi, perché a pezzettini non metterlo. Lo faccio cuocere, poi lo levo. Devo creare una buona base per la. Ricordatevi che quando mettete questo sui fornelli, non potete accendere e riscaldare, no, dovete mettere il cibo dentro. Il cibo dentro, puoi accendere, ha bisogno del, altrimenti si sciupano, sono tutte così. Comunque, ognuno fa quello che gli pare. Questo crea una buona base per la cipolla, dobbiamo mettere la cipolla questo è solo per dargli sapore. Ora, si cuoce più facilmente se non giri. A stir pot never boils. Una pentola che continua a girare e non bollisce mai. Non arriva al bollore, è vero quello. Poi ci vuole del brodo vegetale, se avete voluto. Io ho comprato questo, non so, è solo verdure, non c'è nient'altro dentro. Kitchen Basics, ho un po' di vino, ci vuole vino rosso, ma io non uso vino rosso, vino bianco. Ok, questo. Posso anche levare, lo lasciamo un pochettino, o poco medio, vediamo un po', abbassiamo un pochettino. Non c'è bisogno di fuoco molto alto quando ce l'hai sui fornelli, perché si tiene molto il calore queste pentole, no? Ok, allora lo levo e mettiamo la cipolla a cuocere. Potevi anche fare la carne prima, non importa, devi fare tutto a strati, insomma. Ho aggiunto un altro pochettino d'olio. Vedi questo col V, questo viene veramente, questo è tutto sapore qui. Troppo buona. Ovviamente c'è chi butta tutto, mette in forno e buonanotte, a me piace fare queste cose a strati, è più buona. La carne devo farla a strati, ho aggiunto un pochettino d'olio, non voglio mai la pentola secca, e rodolo un po' alla volta. Ora assaggiamo un pezzo del bacon, già che ci siamo. Buono. Ma questo devi solo rosolarlo un pochettino, poi fai il prossimo. Sto appoggiando tutto qui, poi si butta tutto dentro. Quando metti la carne va fatta a pezzi, no? Perché se metti troppa carne si bolle la carne dentro, non si rosola. E aggiungo un pochettino d'olio, poco medio. Quando faccio l'ultimo strato accendo il forno.
anzi accendiamo l'ora, bake 350, ok, accendo il forno, aspettate, ricordatevi che non sono una professionale, questa sono una incasinista, puoi farla in tanti altri modi, se ti mette tutto dentro qui e metti in forno, però fare questo rotolare con la farina vi dà quel tocco in più. Tutto il forno, la farò cuocere per un'ora e mezza, due ore. Ok, ho rimesso tutto dentro. Ci metto rosmarino, timo fresco. Due gocce di sale. Mettiamo... puoi mettere, io ho messo un po' di passata, però potete mettere concentrato di pomodoro e il vinello e poi aggiustiamo di sale e pepe, mettiamo quello, basta, a little bit more for good luck. Mettiamo un po' di pepe, un po' di sale, ora appena il forno è pronto si mette dentro con il liquido e proprio a coprire tutto, no? E ho scorticato bene il fondo perché c'è tutto quel fond, si chiama fond, quella ben di Dio che è sotto, no? Quando è rosolata la carne verrà divinamente. Se usate il vino rosso, io uso un vino bianco, a me il vino rosso manco mi piace, però avevo una bottiglia che mi hanno regalato a Natale. Ora questo inizia a bollire e aspettare per il forno e si mette, si cuoce. Metto il coperchio. Per mettere questo basso finché il forno è pronto, ok, penso è giusto di sale, ok, il forno è pronto, spengo questo, metto il coperchio e lo metto in forno per due ore. Eccolo in forno, ci vediamo in due ore. L'ho testato in tutti i modi oggi. Voglio fare un po' di mashed potatoes, che è come il purè però rimane po' più pezzettini, e poi sto facendo, certe persone quando fanno lo spezzatino ci mettono anche le patate, io non voglio fare il purè perché c'è questo che lo puoi mangiare col sughettino della carne, no? Ho testato la carne, ho aperto dopo un'ora e la carne era già tenerissima, perché questi tipi di pentole a ghisa ritengono molto bene il calore. Quindi ho un altro 40 minuti rimasti. Ora faccio di spinaci. Quanto di più spinaci freschi oggi al supermercato, erano in promozione, due mazzolini e $3. Ecco i miei spinaci. Quando cuocio gli spinaci ho aggiunto un po' di un dado, un pezzettino, proprio un pochettino di dado vegetale. I spinaci si cuociono subito. Se li trovo freschi a buon prezzo li prendo, non c'è rimasto niente, questo diventa una porzione per una persona. Le patate stanno bollendo qui, buonissimo. Ok, tutto finisce di cuocere, aglio. Alto, okay. Fatto il purè, io sai come uso lo schiacciapatate, questo qui è fatto, è buonissimo, ho messo burro e latte, sale e pepe, che dire, stupendo, ho fatto un bel sughetto, guardate bene, questo sono pezzettini di bacon dentro. Ora assaggiamo, ho preso un pezzo di carne per assaggiarla. Sì, la carne sfilaccia, è quello che vuoi, no? La carne sfilaccia.
Oddio, aspetta. Tenerissima, proprio. È valsa la pena. La carne è tenerissima, guardate. Non so se capite che. Guardate, sfilaccia. 2 ore. A quanto? 180? Penso che è 180. Aspetta che devo assaggiare. Troppo buona. E vuoi quello? Vuoi la carne che è tenerissima? Compri un tipo di carne che va a lunga cottura perché è saporitissima. E la carne sfilaccia, è quello che vuoi. Ora mi faccio un bel piatto. Sono quasi le 4 di pomeriggio. Non ho pranzato perché volevo fare questo, che è impegnativo. E ora ceno. Ceno pranzo, no? Gli spinaci li hanno mangiati, li hanno finiti tutti, non era ancora tempo per mangiare. Il sughetto sopra le patate, no? E questa carne tenerissima con tutto questo ben di Dio. Un po' di spinaci, quello che mi hanno lasciato. E il purè col sughetto sopra, ma chi sta meglio di noi? È molto impegnativo, lo so, però si può farlo così, altrimenti ci butti tutto dentro la pentola, metti in forno e viene lo stesso.